carità dei professori. Era poco in classe quella mattina, perché nell'assemblea del giorno prima si era già deciso di fare sciopero e corteo. Era le 8 del mattino, le mani in tasca per il freddo, tu camminavi per la strada con le compagne che già parlando tra loro dicevano chissà cosa dirò a casa. C'era della gente vicino a te che diceva oggi non ci sarà una sola scuola che faccia un'ora di lezione. Chi con la bandiera in una mano gli distribuiva un volantino con il viso stanco di chi non ha dormito. Cose che non capivi, dicevano cose che non sapevi, gridavano cose che non pensavi, urlavi con gli amici, la scuola di studenti, sentivi più lontano la scuola di operai. Succede all'improvviso una mattina, leggendo sul giornale di
capire che tutto quello che fino al giorno prima sembrava la più pura verità è solo un castello di bugie per tenere gli occhi chiusi e non vedere. Di automobili e di ecologia, pensando agli amici che ormai non vedi più, ricordi le serate a ballare tutti in compagnia, ridendo della gente vestita meno bene di te, è solo la vergogna e non la nostalgia di tanti giorni stupidi. Di proprio via, ti senti forse sola, ma non hai rimpianti. Compagni vicino a me stanno già gridando insieme a te e dicendo basta allo sfruttamento e alla repressione. Chi con la bandiera in una mano, chi distribuisce un volantino con il viso stanco di chi non ha dormito. E alle 8 del mattino
petto, le mani in tasca per il petto, a far picchetto fuori dai cancelli, con i compagni che già parlando tra loro preparano con te la prossima riunione.